noi non abbiamo niente da nascondere, così ci mostriamo così come siamo e vorremmo che anche i senatori che votano, che voteranno oggi, facciano lo stesso con il voto palese e rinunciando al voto segreto. Ma ora si sa che l'unico modo con cui Berlusconi potrebbe salvarsi è quello del voto segreto e quindi diventa evidente che strumento perverso è diventato, cioè pensato dai costituenti come uno strumento di libertà dei parlamentari, in realtà si è trasformato in uno strumento per realizzare cordate che si contano con i pizzini, cioè è il contrario di quello che avevano immaginato e quindi davvero oggi c'è la possibilità di fare la storia e dire basta, con il voto segreto abbiamo chiuso. Che un giorno di riuscire a vedere le cose chiare e che tutti non nascondano più niente, perché è giusto, arrivati a questo punto di decadenza e basta, ci siamo stancati. Però Berlusconi non è più giusto, sarebbe contento di vedervi così. Ah, penso di sì, perché poi uscirebbe da qua, quindi magari sarebbe contento. No. Della giunta per il regolamento delle oltre 80.000 firme. Perfetto. Che i membri di Avaz hanno sul nostro sito, che si rivolgono ovviamente a voi che avete presentato la proposta appoggiandovi, ma soprattutto alle altre forze politiche, quindi al presidente Pietro Grasso e agli altri, per chiedere uno, che il voto su Berlusconi sia palese, e due, che sia un momento storico, quindi da ora in poi, quindi anche la giunta per decida che è ora di finirla, è ora finirla con i 101 del PD, no? È ora di finirla con salvataggi in extremis utilizzando questi magheggi.